attimi di vita, istantanee, tutte al femminile. Non parliamo di dee, non parliamo di figure del mito, ma di donne mortali, prive di un'identità specifica, fermate per sempre nella terracotta dipinta di quei vasi che in antico scandivano i momenti della quotidianità. Vasi come questo, una lecane, contenitore con coperchio, un vaso greco di produzione attica da Atene, decorato a figure rosse e destinato a contenere oggetti della sfera femminile. Scorrono sul coperchio fotogrammi fatti di piccoli gesti e rituali consueti, legati alla cura del corpo e alle attività domestiche. Entriamo nell'intimità delle stanze, dove figure fluttuanti si muovono veloci con vesti leggere. Entriamo nello spazio dell'oikos, la casa di cui la donna era signora e padrona. Grandi calazzo, i cesti per la lana, conchiglie, nastri, cassettine, beauty case, contenitori per profumi come la labastron suggeriscono antiche ricette di bellezza, fatte di oli e unguenti profumati, di essenze di rosa e di iris e varie pratiche legate alla cosmesi. Oggetti che rendono visibile l'arete, la virtù, l'operosità della donna e la sua caris, la grazia, il potere della seduzione, anche nei gesti, anche negli sguardi, percezione del femminile legata indissolubilmente al matrimonio, il passaggio di status più importante per la donna nell'antichità. E proprio la lecane spesso era un dono nuziale. Questo pregiato vaso di importazione apparteneva a una donna picena dell'antica Numana e faceva parte del suo ricco corredo funerario alla fine del V secolo a.C.